Una porno star, diciamo. Come hai vissuto in questi giorni tutta questa fama qui a Gubbio? Ah, molto bene, perché tutto contento. Io sono di Gubbio, sono contento di essere attore di film. Senta, intanto sappiamo tutti che lei si chiama, come si chiama? Angelo Farneti, però in arte Camillo Beccari, giusto? Come mai questo appellativo? Niente, il soprannome, tutte queste cose qua, per me mi sta molto bene. Senta, volevo sapere una cosa, come ha avuto modo di entrare su questa, diciamo, sullo staff di questo film porno? È stata sempre la sua passione oppure così per necessità? Diciamo, ha fatto di necessità virtù? No, è stato sempre il sogno mio di fare questo film porno. Spero da farne anche 7-8, perché mi piace come lavoro. Io ho avuto modo di apprezzare molto le sue doti fisiche e morali, e posso dire questo, che mi è piaciuto molto, soprattutto alcune scene. Ma se lei vuole essere così gentile da parlarci un pochino del film, della trama del film, così a brevi linee, diciamo. Sì, ma non c'è nessuna trama, i film porno e quelli che, come vedete, io non ho fatto nessuna trama, io l'importante è che facevo l'amore e facevo anche altre cose che nella vita mia hanno fatte sempre poche, ma è stata una relazione che mi è piaciuta tanto. Sì, ma diciamo, l'abbiamo vista trangugiare un bicchiere di vino rosso, l'abbiamo vista abbattere degli alberi, ma cioè un pochino la trama ce la spieghi un pochino. Lei che cos'era, un taglialegna? Che cosa impersonificava là nel film? Io il film era un boscaiolo, lavorava al bosco e la donna mi portava il vino, siccome il vino era buono anche la donna. Allora io ho bevuto un bel bicchiere di vino, e quello era vino rosciolo, da me il vino era buono, non so se era dei contadini o del bosco, l'ho bevuto, e dopo tra quel vino mi sono fatto fuori anch'io. Volevo sapere questo, nella scelta del doppiatore è stato seguito un particolare schema oppure proprio è stato scelto così casualmente il doppiatore? Sappiamo che lei è stato doppiato. Ma io non ho chiesto niente, né della mia voce né di un altro, penso che è stato chiesto da qualcuno, non da me, perché io volevo la voce mia, quando ho visto il film era doppiata, insomma, non è che è una cosa che mi ha tanto piaciuto, perché io la voce. Infatti è una voce, sappiamo che anche lei canta molto bene, ha una voce molto bella. Senta, un'altra cosa, passiamo un pochino più al concreto. Qual è stata, dunque, lei, diciamo che nel film a lei viene fatto un bocchino, poi fa un'inculata e scopa anche? No, io ho un culo e diversi bocchini. E poi gli lavo anche la faccia, tra l'altro. Io sapevo che c'era un culo grosso, bellino, io l'ho sfasciato, ma ce l'aveva anche largo, perché mi ci andava bene, e mi ho usato anche la vasellina. Senta, era emozionato quando è salito sul palcoscenico, diciamo, sul set cinematografico per la prima volta? Hanno usato qualche medicina particolare, qualche unguento, che cosa, qualche, diciamo, segreti più particolari che si sono usati? No, non c'era nessuna medicina. Lì basta che quando fai quei film ci devi avere sempre il cazzo duro e il pipo duro e vai tranquillo, perché non ti arrendi mai fino alla lotta. Scopi come il riccio, scopi un bel po'. Diciamo segreti più particolari che si sono usati? No, non c'era nessuna medicina. Lì basta che quando fai quei film ci devi avere sempre il cazzo duro e il pipo duro e vai tranquillo, perché non ti arrendi mai fino alla lotta. Scopi come il riccio, scopi un bel po'. Allora, diciamo, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, che il film si apre con un'inculata o con un bocchino? No, con un bocchino, insieme a un altro, diciamo, un altro attore. Lei era lo zio, no? Allora, com'è stata l'esperienza di questo bocchino?
stata bella perché a me, siccome l'arte dei Bocchini è come l'arte di Michelaccio, l'arte di Leonardo da Vinci, che quello inventa, l'arte del Bocchino per me è invenzione, è stata anzi una favola favolosa. Abbiamo visto una cosa che ha testimoniato anche il suo grande agonismo, diciamo agonismo sessuale. Abbiamo visto che durante un'inculata è venuto fuori anche della merda. Come si può spiegare questo inconveniente? È un inconveniente oppure era dovuto al film, proprio era tutto programmato? Nessun conveniente, perché come l'uomo caca, la donna caca. Infatti le donne c'ha la merda, è scappata la merda, però io c'avevo i fazzoletti bagnati e tra, tutto a posto, tutto risolto. Quindi non c'è stato nessun problema, insomma, diciamo. Senta, poi andando avanti, ho visto che c'è anche una grande scopata anche nel bagno. Ci può raccontare la scena del bagno, per favore? Il bagno era dentro casa, era un po' scivoloso perché c'era un po' d'acqua per terra. Però quando uno scopa non pensa né all'acqua, né ai muri, né ai tetti. Mi sono divertito perché facevamo in tutte le posizioni, poi ci andava bene, poi ero solo e avevo meno difficoltà. E mi sono divertito molto perché ho fatti 69, ho fatto tutto. È stato positivo per me perché io, sai che c'ho sempre il cazzo duro e il pipo duro lungo, tutto così. Per me è realizzabile, poi chi non lo sa che ascolta è sempre bello.